L'ora esatta è offerta da... Se ami la tua casa, visita il bellissimo showroom di Edil 2000. Cambieremo volto alla tua casa con le migliori firme di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredobagno. Scoprirai il reparto stufe e caminetti con personale qualificato per una perfetta installazione certificata. Edil 2000, strada Serravalle a Novi Ligure per risparmiare davvero. E attenti, da oggi centro del colore con pronta consegna di tinte e smalti personalizzati. Benvenuti cari amici telespettatori, seconda giornata ieri all'ingotto di Torino per l'Assemblea nazionale dell'Anci, dove è stata presentata una ricerca sul livello di gradimento di sindaci e comuni. Tra gli ospiti il ministro del lavoro Poletti, i segretari generali di CGL e Will Camusso e Barbagallo e il sindaco di Napoli De Magistris. Assente il premier Renzi, ma oggi c'è attesa per l'arrivo di Mattarella, Carla Ruffino. I comuni sono ancora l'istituzione a cui i cittadini si rivolgono con maggiore fiducia, non a caso è l'ente sentito più vicino dal 56% dei cittadini, ritenuto più virtuoso dal 35%. Non solo, il sindaco resta l'istituzione di cui si fida di più la metà degli italiani e quanto emerge dall'indagine L'Italia che vuole essere migliore, realizzata da SVG e presentata durante l'Assemblea nazionale del Lanci. Secondo la ricerca gli italiani si dicono convinti che la politica dei tagli degli ultimi anni abbia penalizzato eccessivamente i comuni e credono che la migliore ricetta per uscire dalle crisi sia investire tanto sulle imprese quanto sulle amministrazioni locali. Intanto la legge di stabilità varata dal governo è stata ancora al centro dei lavori dell'ingotto con il ministro Poletti che ha difeso le misure dell'esecutivo per contrastare le povertà e il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo a far notare le sue carenze. Aver deciso di costruire il piano per la lotta alla povertà, il fondo per la lotta alla povertà e l'inclusione sociale è il primo passo perché è stato costruito in modo stabile, cioè noi veniamo da una storia dove queste azioni erano sperimentali. C'era un fondo un anno, poi l'anno dopo veniva azzerato, poi l'anno dopo veniva ricostituito. Questa volta in legge di stabilità c'è un fondo stabile che dice noi vogliamo investire su questo versante. Io credo che sia una buona cosa e credo che insieme agli enti locali che sono i più vicini alle condizioni di vita dei cittadini Faremo sicuramente un buon lavoro anche sull'inclusione. Il ministro ha detto che sta facendo cose meravigliose. Per quanto riguarda il sindacato, mancano i soldi per la flessibilità in uscita e per fare la staffetta generazionale per dare lavoro ai giovani piuttosto che mantenere ancora fino a 70 anni gli anziani al lavoro. Poi, mancano i soldi per il contratto del pubblico impiego: 200-300 milioni sono le caramelle. Il costo: che loro stessi hanno detto che c'era stato e hanno minacciato la Corte Costituzionale sugli arretrati era di 35 miliardi, significa che per fare un contratto ci vogliono circa 7 miliardi. Ospite dell'ingotto anche il sindaco di Napoli De Magistris che ha parlato del nodo irrisolto di province e città metropolitane. Una riforma importante come la del Rio che meritava altro tipo di attenzione finanziaria, economica, istituzionale. Siamo partiti da quasi un anno senza risorse, senza allentamento del patto di stabilità, con tagli anche sul personale. Anche qui i sindaci delle città metropolitane sono rimasti col cerino in mano, dal nord come al sud. È una storia importante sul piano istituzionale perché c'è una torsione centralistica anche da parte di questo governo, invece la voglia dei sindaci di... Assumersi le responsabilità, però avere anche i poteri e quindi il tema dell'autonomia, a cominciare dall'autonomia economica, finanziaria e tributaria, che diventa un tema secondo me centrale che si deve portare anche qui in ANCI. Potrebbe essere stato un malore a far perdere il controllo dell'auto che guidava finita contro la colonnina in cemento di un passaggio a livello, a perdere la vita. È stato il pensionato Guido Bellan di 68 anni che abitava a Casale in strada Mortara. L'incidente si è verificato lungo strada vecchia Vercelli a Casale, a dare l'allarme un testimone che ha assistito alla scena. Arrivati sul posto i soccorsi però per l'uomo che tre mesi fa aveva perso la moglie non c'era più nulla da fare. E rimaniamo in tema: sbalzato da un'auto sull'asfalto, venne investito e ucciso da un'altra vettura. In due sono finiti a giudizio per omicidio colposo: uno ha patteggiato, l'altro sarà invece giudicato il prossimo anno. Emma Camagna. Il 4 gennaio 2014, di notte, mentre più avvicinava, Punto, guidata da Luca Perosino, 22 anni, Maranzana, finì in uno sterrato vicino a Cassino e poi in un campo. Alessio Olivero, 25 anni, dipendente di una fabbrica di caramelle a Basaluzzo, che gli viaggiava lato, volò fuori dell'abitacolo e finì sulla careggiata, mentre sopraggiungeva la Peugeot guidata da Dario Laguzzi, 23 anni, Cassino e suo amico, che lo travolse e uccise si è conclusa una complessa indagine i due giovani sono stati incriminati per concorso in omicidio colposo e Perosino anche per aver guidato in stato di ebbrezza dovuta ad alcol. Per l'accusa violarono il codice della strada, tenendo una velocità non adeguata ai livelli di prudenza, o essendosi distratti o avendo fatto uso di soli fari annabaglianti, senza aver compiuto tutte le manovre in condizioni di sicurezza. Perosino, mesi fa, ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione e due mesi di arresto. Resto. La Guzzi, che ha scelto il rito ordinario, sarà processato il 16 giugno 2016. Indagata per induzione al falso, Monica Tazzi, madre di Perosino, che, convinta di aiutare il figlio, scambiò la propria urina con quella del ragazzo. Sono questi i giorni in cui si rende omaggio ai defunti e ci sono. Eh, tante manifestazioni in provincia di Alessandria, in città. Il programma delle manifestazioni prevede domenica la celebrazione di una messa che sarà officiata dal vescovo Guido Gallese alle ore 15 nella chiesa del cimitero urbano monumentale di Alessandria. Il comune ha disposto per l'ingresso al Camposanto, così come hanno fatto tutti i comuni della provincia. L'orario continuato, ci dice Franco Capone. Domenica la Chiesa festeggia tutti i santi, lunedì 2 novembre ricorda i defunti. Il giorno dei morti è una ricorrenza a tutti molto cara e significativa. L'omaggio è preceduto da un rito particolare, quello della pulizia delle lapidi, tombe e nelle cappelle viene allestito l'altare da campo per celebrare la messa in suffragio di chi non c'è più. Durante i giorni della settimana molte persone si sono infatti recate nei cimiteri per adornare con fiori e lumini le tombe dei propri cari. Anche quest'anno sono tante le iniziative intraprese dalle diverse amministrazioni comunali per consentire a tutti di recarsi nei camposanti. Tutti i cimiteri urbani ed extraurbani della provincia di Alessandria effettueranno l'orario continuato dalle 8 alle 18. La parte nuova del cimitero di Alessandria però chiuderà 15 minuti prima dell'orario previsto. La diocesi alessandrina ha reso noto che nella solennità di tutti i santi, domenica 1 novembre, monsignor vescovo Guido Callesi celebrerà alle ore 15 nella chiesa del cimitero urbano monumentale di Alessandria una messa in suffragio per tutti i defunti. Nel pomeriggio invece in Duomo alle ore 18 il Vescovo di Alessandria concelebrerà insieme al clero diocesano una solenne funzione eucaristica. Lunedì 2 novembre, dopo l'omaggio da parte delle autorità locali alla lapide che ricorda i caduti di tutte le guerre posta nell'atrio centrale dell'ingresso del Camposanto, alle 10.30 nella parrocchia della Madonna del Suffragio, alla presenza delle autorità civili e militari, sarà celebrata una messa per i caduti di tutte le guerre. Il fiore tradizionale, il crisantemo, ha lo stesso prezzo dello scorso anno, invece gli altri fiori hanno subito qualche leggero aumento. Cambiamo argomento, una app gratuita per cellulari anche in lingua inglese fornisce consigli e informazioni su come, dove e per quanto tempo conservare gli alimenti, ma anche su quali siano. Le giuste porzioni e su quanto cibo acquistare e cucinare. Si chiama Ubo, una buona occasione ed è l'iniziativa congiunta delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Sentiamo. La delle regole sulla corretta conservazione del cibo è una delle principali cause dello spreco alimentare. Influisce sul consumo domestico sia direttamente perché conservare male un alimento può comprometterne la salubrità. Sia indirettamente perché non saper conservare genera insicurezza e ansia, facendo dubitare della salubrità di cibi in realtà ancora perfettamente commestibili. Per questo le regioni Piemonte e Valle d'Aosta hanno deciso di unire le forze, e un anno e mezzo fa è nato il progetto Una Buona Occasione. Una buona occasione per cambiare abitudini, per ripensare quella che è la propria dieta della settimana e quindi utilizzare al meglio gli alimenti e avere anche modo di utilizzare al meglio le proprie risorse economiche. E per questo abbiamo anche realizzato un'applicazione Ubo, appunto una buona occasione che si può scaricare sul proprio cellulare che dà indicazioni su come conservare al meglio gli alimenti, siccome utilizzarli dal punto di vista proprio di quelle che sono le quantità e quindi migliore salute, migliore eh, utilizzo delle proprie risorse finanziarie e sicuramente un contributo affinché eh, si riducano al minimo gli sprechi. L'app La analizza oltre 500 alimenti, cotti, crudi, confezionati, freschi e le informazioni raccolte nel database provengono in gran parte dall'Istituto Zooprofilattico di Torino, uno dei soggetti più autorevoli in Italia nel campo della sicurezza del cibo. All'Expo di Milano, inoltre, di recente è stato presentato il primo aggiornamento che prevede anche una versione in lingua inglese e nuove informazioni nutrizionali curate dagli esperti del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio Torinese. L'associazione Avanti Novi ha promosso una raccolta firme per migliorare la situazione dei parcheggi in città e, parallelamente, in Consiglio Comunale, l'amministrazione pubblica ha già comunicato di voler discutere della questione. Enrico Maria. Aumentare il numero dei parcheggi gratuiti in tutto il territorio della città. E questo a Novi Ligure è l'oggetto di una raccolta firme da parte dell'Associazione Avanti Novi che ha già circa un centinaio di adesioni. Tra le proposte dell'Associazione vi è quella di pianificare il ripristino periodico della segnaletica a terra e non di parcheggi e strade perché parcheggiare in modo sbagliato quando le strisce bianche sono quasi scomparse può fare perdere secondo Avanti Novi fino al 25% dei parcheggi disponibili. Tra gli altri punti, emerge la proposta di cambiare la disposizione dei parcheggi lungo Corso Marenco, tra Piazza 20 Settembre e i Portici, e la sostituzione di metà dei parcheggi a pagamento, adesso presenti, escluso Movicentro, con una zona disco gratuita di un'ora dalle 8 alle 19 e senza limite di tempo delle domeniche e dei festivi, a cominciare dal centro. Avanti Novi propone poi, per le zone più congestionate dal punto di vista urbanistico, di annullare e vietare in futuro quelle disposizioni di viabilità che in qualche modo fanno diminuire i posti auto. A meno di soluzioni alternative che mantengano il numero di parcheggi. E l'amministrazione sta già lavorando. Nell'ultimo consiglio comunale, infatti, sono stati trattati diversi argomenti, tra cui i lavori in corso nell'area Z3. E il sindaco, Rocchino Muniere, ha assicurato che lì la riduzione dei posteggi sarà completa. Compensata con la conversione in stalli liberi di una zona limitrofa, attualmente a pagamento. In futuro, l'intenzione del Comune è di ricavare una nuova area di vita parcheggio presso l'ex macello comunale. L'amministrazione, in ogni caso, tiene a sottolineare come in città il saldo tra posteggi liberi e a pagamento sia nettamente a favore dei primi. Alla vigilia della chiusura dell'Expo di Milano, il presidente della Camera di Commercio di Alessandria ha tracciato un primo bilancio dei sei mesi della rassegna che ha ospitato anche le tante iniziative del Monferrato. Le interviste di Franco Capone. Primo maggio 2015. 31 ottobre 2015, dopo sei mesi di successo raggiunto con la presenza di 20 milioni di visitatori a 24 ore dal giorno della chiusura dell'Expo, sono iniziate le prime considerazioni, bilanci e confronti. numeri e manifestazioni che fanno paura e che testimoniano un successo incredibile. Expo non era solo Milano, ma l'Italia con le sue province, il mondo intero. Di questo successo se ne è parlato nella salone della Camera di Commercio di Alessandria, un incontro fra il presidente dell'Ente Giampaolo Coscia, al quale erano presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Alessandria, Casale, Acqui, Novi e Tortona dell'amministrazione provinciale, la della Fondazione Cassa di Risparmio, il direttore generale dell'ente camerale Roberto Libraghi. Per la Camera di Commercio è stato un impegno, un impegno notevole perché noi abbiamo partecipato in, una, in collaborazione con l'Interisi nel padiglione dell'agroalimentare della, dell abbiamo fatto due, due serate proprio di promozione del territorio. Abbiamo anche eh, ottenuto, grazie alla, a Identità Golose, quindi allo chef Rivaldone, la possibilità di inserire i nostri vini eh, nei suoi menù. Eh, quindi questa è stata una cosa eh, veramente eccezionale. Nell'ambito poi proprio del, del programma che noi abbiamo fatto per Expo, Abbiamo quest'anno pensato e l'abbiamo fatto il 3 giugno, eh, il nostro premio Marengo, il nostro premio classico ormai quarantennale, quest'anno i vincitori li abbiamo premiati proprio all'Expo. Eh, quindi un motivo di, di soddisfazione e di orgoglio per noi. Quindi per voi non è stato solo uno specchietto, ma anche un riferimento. Assolutamente sì, ma noi eh, quando un anno fa siglavamo con l'intesa, io penso che in Italia eh, di mettere assieme, a parte il comune e i comuni centri-zona di Alessandria, ma il comune di Asti, la provincia di Asti, la provincia di Alessandria. La, la, la fondazione mettere insieme fare questo protocollo d'intesa per prepararci a quello che sarebbe poi stato l'evento caratterizzante del 2015, bene, questo questa, mettersi insieme è già per in sé un risultato. E a mio avviso è propedeutico, propedeutico che servirà in un futuro per continuare a collaborare, a fare qualcosa per il territorio alessandrino e non solo. Torna domenica 8 novembre la fiera regionale del tartufo bianco d'alba e d'artesana, abbinata quest'anno alla fiera di San Martino e di questo ci parla Roberto Monteriso. Bianco in coppia con il Moscato. Torna domenica 8 novembre la fiera regionale del tartufo bianco d'alba e d'artesana, abbinata quest'anno alla fiera di San Martino. La manifestazione, sotto legge da UNESCO, è organizzata dal comune di Canelli con i trifolao canellesi. Dopo il riconoscimento a patrimonio UNESCO, dobbiamo puntare sempre più all'eccellenza, ha sottolineato il sindaco di Canelli, Marco Gabusi, che ha presentato la fiera con la presidente ASCOM, Maria Luisa Coppa. La fiera del tartufo sono un valido esempio di come dobbiamo continuare a valorizzare il nostro territorio, partendo dalle tipicità, dalle nostre peculiarità. Il tartufo, come diceva bene, è una di queste. Il tartufo in tutte le sue declinazioni, dalla ricerca del tartufo in cui abbiamo dei grandi maestri addestratori di tartufo e, e che riescono a... a portare il turista anche a vivere questa esperienza anche solo in una mezza giornata e poi ai nostri ristoratori, la ristorazione che trasformano questo prodotto quindi tutta la filiera per poi arrivare da, finalmente a sedersi a tavola e degustare tutto il nostro territorio dal tartufo ai vini ai prodotti tipici La stagione è indietro anche perché abbiamo avuto questi due mesi molto caldi, e assolati come il 2003 e diciamo che abbiamo avuto 40 gradi per due mesi Io sono, noi siamo convinti che eh, verso la metà di novembre. Escono, usciranno dei buoni tartufi senz'altro perché ha piovuto a settembre e calcoliamo che ci va due mesi a avere. Le caratteristiche del tartufo in questo momento praticamente c'è un tartufo non molto rotondo piuttosto eh, bitorzoluto perché ha sofferto il caldo. ecco, Il tartufo rotondo, il tartufo che viene, noi la chiamiamo le rive ma sono nei boschi e hanno, hanno sofferto meno il... Caldo e sono un po' più rotondi, sono un po' più belli, un po' più giallini, ma con l'arrivo, siamo convinti, della prossima luna e eh, avremo degli ottimi tartufi. Parte stasera con una divertente commedia, la stagione teatrale di Castelnuovo Bormida. La prima si intitola Eresiade e si tiene nel nuovo Teatro del Bosco nato dal recupero di una chiesa sconsacrata. De De Vinci. Mi fa piacere che... A Castelnuovo Bormida, nella Quese, una chiesa sconsacrata è diventata un piccolo ma efficiente teatro chiamato Teatro del Bosco Vecchio. Una volta era la chiesa di Santa Maria del Rosario, situata in piazza Marconi a Castelnuovo Bormida. Oggi il Teatro del Bosco Vecchio è condotto dall'Associazione Culturale Teatro del Rimbombo, fondata 25 anni fa da Enzo Boarnet e Laura Gualtieri. A loro due si deve la realizzazione di questo questo piccolo grande sogno. A Palazzo Ghirini, sede della provincia di Alessandria, è stata presentata la stagione 2015-2016. Era presente anche il sindaco di Castanuovo Bormida a rappresentare la sua amministrazione che con la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Teatro del Rimbombo ha realizzato la costruzione di questo teatro del Bosco Vecchio che ha una capienza di 84 posti, cifra che possiamo definire non trascurabile se con il numero degli abitanti di Castelnuovo che sono poco più di 700. L'attività del teatro era iniziata a gennaio di questo 2015 ed era proseguita fino a maggio con una vera e propria stagione teatrale che riproponeva gli spettacoli di repertorio della Compagnia del Teatro del Rimbombo. La manifestazione ha registrato il tutto esaurito con un successo che ha Costretto l'organizzazione a replicare tutti gli spettacoli, quindi a grande richiesta è stata organizzata una nuova stagione che partirà proprio stasera e terminerà a maggio del 2016. Rappresenterà almeno due volte ogni singolo spettacolo. Ci saranno commedie, cabaret, mimo a base di gesti e musica ed altro. Lo spettacolo Clou sarà Farfalle di e con Andrea Robbiano il 30 gennaio, scritto per cercare una strada diversa per raccontare l'affronto più più grande dell'uomo a se stesso, ovvero il campo di concentramento. Ma stasera al teatro si riderà con Eresiade, la compagnia Derimbombo sarà protagonista. Alla regia per la prima volta c'è Sara Siri, la commedia, prevista quindi stasera domani, sarà replicata anche domenica 8 novembre. E visto il successo è consigliato non recarsi direttamente al botteghino, ma prenotare il biglietto in precedenza. Tra poco gli anticipi di calcio del weekend, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, a più tardi.